Sempre il solito film eh, Salvini che racconta al paese una storia, poi dopo va a Palazzo Chigi e, e tutto torna come prima. Insomma, non mi sembra una grande novità e, e francamente insomma, abbiamo, eh, ormai è anche stancante commentare questo giochino che non serve francamente a nessuno. essere chiaro non ce lo vedo il Movimento 5 Stelle ha fatto a fare un ramo di un ulivo ecco forse sono stato ancora più chiaro the love is sun love is ha avuto il coraggio di difendere i valori delle democrazie aperte durante le crisi in Siria e in Ucraina ed è stato un esempio per tante ragazze e giovani donne interessate alla vita politica. Ha trasformato il ruolo della Germania in Europa. Ci mancherà, ma sono sicuro... Avremo modo di vederla altre volte in Italia, magari in occasione di maggior relax visto il suo amore per il nostro paese. Buongiorno, cari telespettatori. Allora, la visita di commiato ieri in Italia della. Quasi ex cancelliera Angela Merkel, l'incontro con il Papa. Poi l'incontro come avete visto eh, con il Presidente del Consiglio Draghi. E molti eh, già lo avevano detto e scritto. Eh, insomma, ci vedono una sorta di passaggio di consegne come leader dell'Europa appunto dalla Merkel a Draghi. Ma insomma andiamoci piano, eh, molte cose devono ancora succedere. Intanto il governo ha dato il via libera alla. Eh, riapertura, la riapertura, per esempio, delle discoteche al 50%, eh, cinema e teatri al massimo della capienza eh, per gli stadi al 75% eh, e devo dire che il governo è andato anche oltre le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Eh, una decisione questa che probabilmente ha contribuito anche a far tornare il sereno proprio tra eh, Draghi e Salvini. I due si sono visti ieri eh, a Palazzo Chigi. Eh, L'incontro è stato definito costruttivo. E cordiale con Salvini che ha anche annunciato che d'ora in poi ogni settimana si vedrà con Draghi. Ecco Salvini, no? qualcuno dice, ormai è uno schema classico quello del leader della Lega, eh, fa il diavolo a quattro su alcuni temi. Poi torna il sereno eh, con Draghi, ma insomma si ritaglia un ruolo, un qualche luo, ruolo di primo piano in questa ampia maggioranza. Bisognerà vedere eh, che cosa ne pensano gli alleati. Avete sentito con chiarezza le parole del segretario del Partito Democratico eh, Enrico Letta, no? che parla del solito teatrino, eh, e anche le parole di Conte, no? che dice che è difficile fidarsi di Salvini. Questo è il quadro. C'è però, e lo vedremo dopo, un'altra grande questione che devo dire oggi sui giornali passa in secondo e in terzo piano, che è quella della scuola e dell'università. Ieri c'è stata la prima, prima importante cabina di regia, ce ne saranno sei sui grandi temi del eh, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata proprio... Alla scuola e alle università, dove sono stati annunciati importanti investimenti e anche eh, investimenti per gli asili nido, che sono una delle grandi debolezze del nostro paese. Ma questo è un tema che passa in secondo piano rispetto eh, a quelli di cui abbiamo parlato. Ma adesso ci arriviamo. Bentornata Federica Faltozzi dell'Affidon Post. Buongiorno. Saluto e ringrazio il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo, reduce, reduce dalla tornata amministrativa che ha dato soddisfazioni no? al Partito Comunista. Beh, Dal punto di vista di queste elezioni supplettive, io ero Le candidato a alla Siena contro Letta, in insomma. insomma era come dire, un, un, con un canotto contro una corazzata. Letta eh. è andato nell'ultimo mese di campagna elettorale 46 volte più di me in televisione, tanto per avere un'idea, sì. partiva da oltre il 60%, ha preso meno del 50%, e noi siamo arrivati a sfiorare il 5 per una piccola cioè arrivando come? Prima eletta, poi il candidato del centrodestra. E poi il sottoscritto. Ed è successo così anche in un altro collegio della Camera, Prima Valle. Dove... Roma, esatto, sì. dove Il nostro partito ha superato anche Palamare, siamo arrivati in terza eh, partito. Beh, quindi Sono... legittima soddisfazione. Bentornato all'onorevole Enrico Borghi del Partito Democratico. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei, saluto e ringrazio Giordano Bruno Guerri, eh, storico, saggista, presidente della Fondazione Il Vittoriale. Ciao Giordano. Ciao. Allora, intanto partiamo subito da Federica Fantozzi che in questi giorni ha seguito da vicino eh, diciamo, le turbulenze, mm. le fibrillazioni nella Lega e anche questo eh, incontro ieri tra Draghi e Salvini. Tregua, pace fatta? Beh, eh, diciamo che quando Letta dice il solito giochino ha una parte di ragione però fa anche la sua parte sì. di partito eh, lo schema è, è, si è già ripetuto cioè Salvini fa la lega di lotta eh, contesta ottiene alcuni risultati per esempio lui diceva eh, le, le discoteche al 35% di capienza non basta vogliamo il doppio e ha avuto il 50% un compromesso diciamo. un compromesso che in realtà come, come spiega il comunicato di Palazzo Chigi quando dice si conferma la linea probabilmente era già nelle intenzioni di Draghi o comunque è stato chiesto anche già prima dai ministri leghisti perché non dimentichiamoci che Garavaglia e Giorgetti per questo si sono battuti per due anni e come sui cinema era una battaglia anche di Franceschini sì. il punto di ieri è il metodo questa, mh, questo impegno a incontrarsi una volta a settimana che poi magari non sarà così perché gli impegni di Draghi sono quelli che sono però certifica un ruolo una legittimazione di, di Salvini che è rimasto fuori dalle decisioni perché le decisioni le prendevano i suoi ministri e questo ha alimentato una serie di incomprensioni. Probabilmente questo era un desiderio anche dei ministri leghisti perché il gioco del ehm, sì. noi, il, il governo decide e Salvini, i leader di partito, in particolare Salvini, è fuori. Ha alimentato anche tutta una serie di, di scenari e di sospetti, quindi in qualche modo è una tregua che fa gioco a entrambi perché Draghi ha bisogno di Salvini e della Lega sì. perché questo è l'unico governo possibile. Lui l'ha detto. Salvini ha bisogno a ballottaggi aperti e con tutte queste turbulenze, prima ancora che di recuperare i voti con Sofranità di, d'Italia, di tenere insieme le due anime. E quindi finché dura è una tregua che fa gioco a entrambi. Mm, mm, eh, Borghi eh, eh, questa, eh, condivide questa analisi? Sì, mi pare un'analisi molto oggettiva che però sottolinea un aspetto che abbiamo un partito che non ha ancora deciso se vuole essere un partito di opposizione o un partito di governo all'interno della maggioranza e questo elemento rischia di compromettere la credibilità del governo complessivamente. Quando ieri Draghi ha ricordato giustamente che lui non intende seguire le scadenze elettorali, i sondaggi e il calendario del marketing politico perché ha un altro timing che quello che si è assunto lui mettendosi la sua faccia di fronte all'Europa ha detto una grande verità e ha posto anche in campo una evidente esigenza di un allineamento alle forze di maggioranza cioè questa logica per la quale ci si divide e chi sta al governo fa il governista e chi sta in Parlamento gioca a bombardare contro l'esecutivo è una logica che non può reggere. E noi abbiamo svolto una funzione una volta di più di responsabilità. Credo che gli elettori nel primo turno. Eh, hanno anche voluto premiare questo tipo di impostazione e mi auguro che altrettanto avverrà il ballottaggio. Eh, adesso ci arriviamo ai ballottaggi perché ci sono, come sappiamo tutti, eh, due... c'è una grande posta in palio rappresentata da due grandi città: Roma in primis e poi anche Torino. Ma adesso ci arriviamo, eh, devo andare in pubblicità perché c'è una pubblicità tassativa. Allora poi ripartiamo con Rizzo e Giordano Bruno Guerri. E poi ci sentiamo anche le parole di Draghi a proposito di scuola, tra poco. Allora, sentiamo Marco Rizzo a proposito della Lega, no? eh, senza diciamo, allargare il discorso al centrodestra. Ieri, peraltro, eh, oggi se ne parlava, c'è una nota interna di Forza Italia eh, che fa l'analisi di come sono per, eh, andate per il centrodestra queste elezioni, questo primo turno, ma questo è un altro discorso. Allora, eh, Sal Salvini, no? adesso io voglio spezzare una lancia, eh, ricordando anche a chi ci segue che c'è una sorta in questo momento di, eh, da parte della Lega insomma di divieto eh, di far venire i propri esponenti alla sette, ma questo è un altro discorso. Però Salvini rivendica delle cose che sono diciamo nelle corde. Eh, delle rivendicazioni della Lega, adesso poi quanto incida questo sulle decisioni di Draghi è un altro discorso. però sulle tasse, il Centrodestra ha fatto sempre una grande battaglia, sì. e così sulla delega fiscale, a proposito del catasto, sulle riaperture. Salvini lo va dicendo da sempre, non in questi ultimi giorni. Bisogna riaprire, c'è anche il Green Pass, e quindi questo strumento deve servire in quella direzione. Eh... Eh, io da sempre dico che la politica davvero sta abiurando il suo ruolo e non conta più nulla e la modalità di governo di Draghi dove, come dire, appunto prima era spiegato molto bene nei vostri servizi, il timing di Draghi, il, i suoi tempi mh, se ne fregano della politica, la politica litiga, dice qualcosa ma lui va avanti, perché è, è, è la incarnazione che la finanza e la grande economia governano al posto della politica. Salvini pone una questione seria, quella degli estimi catastali. Cosa, spieghiamola così ci rendiamo conto della partita. Gli estimi catastali eh, si possono regolare perché ci sono dei luoghi d'Italia dove non ci sono, dove non c'è il catasto di fatto <ride> e quindi è giusto che ci sia una regolamentazione, una sì. mappatura. L'aumento degli estimi catastali è un'altra cosa, vuol dire che. Si aumentano gli estimi catastali di tutte le prime case, anche, ma non del zero virgola. I termini sono molto chiari: si arriva molto vicini al raddoppio. Se si arriva da una parte vicini al raddoppio dell'aumento degli estimi catastali, e poi tra qualche anno, tra qualche tempo, l'Unione Europea, anche per richiedere il ritorno dei soldi del recovery fund che devono ritornare indietro, eh, uccide l'anomalia italiana del fatto che l'80% degli italiani sono proprietari di una prima casa e così non è negli altri paesi e a quel punto siamo obbligati dall'Unione Europea a, ad avere una nuova IMU, poi non la chiameranno così sulla prima casa, il gioco è fatto, cioè cosa accade? Che chi ha comprato una casa o chi sta ancora pagando il mutuo pagherà una seconda volta un affitto fatto di tasse per la casa che ha comprato. Mm. A quel punto aggiungo di più cosa succede? Il valore degli alloggi si abbassa e le grandi multinazionali che stanno facendo razia in varie parti d'Europa di migliaia e migliaia di case cambierebbero l'assetto del nostro paese e il nostro paese diventerebbe come gli altri paesi europei dove la, la casa in affitto è in maggioranza sì, per sì, i sì. cittadini è un tesoretto italiano fatto di, di case piccole perché sono i grandi numeri che fanno le grandi cifre mm. e quindi questo sta succedendo e io fossi, eh, diciamo così, avessi il peso di Salvini avrei battuto i pugni Salvini batte i pugni e nel giro di... io l'ho scritto eh, che sarebbe successo sì. batte i pugni e nel giro di 24 ore torna, come dire, a casa abbaia non ordine eh, morti, eh. e si diceva qua in studio... L'apertura delle discoteche dal 35 al 50, ma voi, cioè, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando degli estimi catastali di, delle case di tutta l'Italia eh. rispetto al 15% in più da, di accesso alle discoteche. Viva eh! A me piaceva sì, andare in discoteche. I gestori, ma, ma, ma di cosa stiamo parlando? Sono, sono due sofferenza. cose che non sono paragonabili per entità, e questo dà l'idea di quanto Salvini. Mm. Dica delle cose, poi ne faccia delle altre, ma non abbia la politica, non ha... il Partito Democratico invece letta è la diretta conseguenza di questo modello di sistema. Gli piace questa roba qua. Sono d'accordo con questa roba qua. Non vedono l'ora di buttare fuori Salvini per dire siamo noi il partito di Draghi. Ma ah, il partito di Draghi eh. è il partito della non politica. E, e può anche allora... piacere, io credo che ci... a parte hanno una potenza di fuoco, scusate, mediatica. Draghi, io non ho mai visto uno. Quando dicevo in una trasmissione che ha più potere di Ceausescu, è vero. Mm. Ha una potenza di fuoco mediatica. Draghi. Se tu vai in giro, Draghi è molto bravo, molto competente. Ma Draghi è quello che ha ridotto in mutande la Grecia. Allora, Draghi facciamo è così. quello che ha fatto le facciamo così: ci dai, poi da ci cos Giordano Bruno Guerri, se, se c'è però una replica flash da parte di Borghi, replica flash e poi vado al Giordano Bruno Guerri. Ripri la flash che abbiamo sentito un racconto suggestivo quanto irreale, non c'è assolutamente scritto nella delega fiscale quello che è stato raccontato sin qui, non è assolutamente cioè, nelle intenzioni studio, no? della nella maggioranza e certamente del Partito Democratico raggiungere l'obiettivo che è stato descritto, è, è un'operazione di carattere propagandistico quella che è stata detta, rispettabile. Ma, ma assolutamente voi, irreale. voi volete fare fuori la Lega da questa maggioranza, insomma ci soffrite questa presenza? Mi pare che sia la Lega che si sta avvicinandosi alla porta. Per quel che ci riguarda, noi siamo fermi all'impegno che abbiamo assunto nei confronti del Presidente della Repubblica e nei confronti del Presidente del Consiglio. Certo, mm. non possiamo accettare una situazione di incoerenza rispetto agli impegni che tutti insieme ci siamo assunti, votando mm. la fiducia e che ci si assume all'interno del Consiglio dei ministri. Allora, professor Giordano Bulaguerri, eccolo Giordano Bulaguerri, devo sentire un po È cosa insomma. ne pensa. Eh, di tutto questo, eh, anche insomma di alcuni tormenti all'interno della Lega, di questo eh, dell'atteggiamento di Salvini, poi devo chiederti qualcosa invece sul centrodestra in generale. Ma i tormenti della Lega, io voglio ricordare che tutti i partiti al governo hanno avuto dei mal di pancia rispetto sì. al governo stesso, all'inizio il PD che non voleva la Lega dentro. Poi i 5 Stelle che eh, non volevano la riforma della giustizia. Salvini certamente è il più attivo nel lamentarsi di iniziative del governo, ma questo ha una sua logica. La Lega Tenta di essere, come ha detto Zaia, papale papale, senza nessun problema, un partito di lotta e di governo. Sì. Certo, è una posizione scomoda, ma io credo che la Lega non uscirà mai da questo governo perché, perché diventa un governo politico senza la Lega, cioè diventa un governo PD 5 Stelle con la destra all'opposizione. Adesso giustamente ha detto Marco Rizzo non è un governo politico no? fa politica ma non è un governo politico quindi credo ci sia l'interesse di tutti a mantenere questa situazione quanto al problema della casa il, il problema è che non è mai stato spiegata chiaramente questa riforma del catastro pochissimi l'hanno capita e non sono io fra questi Forse l'ha spiegata bene Vieri Ceriani, che è un fiscalista bravo, mm. riassumendola così: eh, alle periferie si pagherà di meno, nei centri urbani, cioè le case dei più ricchi, si pagherà di più. A me sembra anche una soluzione equa, ehm, senza arrivare a parlare di patrimoniale, quindi. Eh, però bisogna tenere conto che una delle formule fisse del centrodestra, a partire da Berlusconi, ricordate: non metteremo le mani, le mani nelle tasche degli italiani, sì, no. è sempre stata questa la linea del centrodestra. Uh, attenzione alle tasse, io non credo che centrino le elezioni eh, comunali in questa, in questa strategia, è un atteggiamento logico, costante del centrodestra. Ecco, Giovanni Luguerre, nel centrodestra cosa succede? Io prima accennavo a questo dossier, questa analisi insomma, legittima interna di Forza Italia a proposito del primo turno eh, dove si parlano di errori della Lega e di Fratelli d'Italia. Eh, si dice che in questa fase viene premiata dagli elettori la fedeltà al Draghi, insomma a questo governo di larghe intese. Poi c'è tutta la partita che riguarda queste inchieste no, sulla cosiddetta lobby nera con ieri. La Meloni che si è smarcata in qualche modo, ha detto da noi non c'è spazio per i fascisti, per i nostalgici. Eh, poi c'è tutta la polemica ovviamente rispetto anche all'inchiesta di fanpage no? che la 7 ha fatto vedere in esclusiva a Piazza Pulita la scorsa settimana, ieri è andata in onda una seconda puntata che tirava in ballo invece alcuni esponenti della Lega. Eh, che, che rispetto a tutto questo che, che, che sta succedendo? Ma io intanto slegherei questo discorso dei risultati elettorali nei comuni. Eh, nei comuni è una, una costante che vinca. Al uh, centro sinistra, e poi il fatto vero è che il centro destra ha, ha sbagliato i candidati, ha presentato dei candidati veramente. Il caso di Milano è clamoroso: non c'era nessuna speranza che quel signore potesse competere con un sindaco stimato ed esperto come Sala per quanti errori possa aver fatto anche a Roma la scelta è stata sbagliata è stata sbagliata in molti comuni e da qui il crollo da questi due motivi adesso ovviamente ehm, eh, c'è un momento di tensione nella destra e quindi si ritirano fuori tutte le cose dei fascisti le... I problemi giudiziari di questo e di quello che sono fenomeni gravi attenzione io non credo che nei fratelli d'italia non ci siano dei nostalgici um, meloni sta cercando di barcamenarsi per non disgustarli e allo stesso tempo negare che ci siano quindi sono problemi vecchi eh, non non vedo assolutamente niente di nuovo, non voglio con questo smorzare il dibattito naturalmente. Sì, eh, voglio far rivolgere la stessa domanda a Federica Fantozzi che appunto insomma, in queste ultime settimane si è occupata molto di Lega in particolare. Che succede nel centrodestra? Eh, perché poi il fatto che Forza Italia eh, sottolinei che... Oggi gli elettori pagano diciamo, le forze più moderate, mettiamole così, che stanno assecondando l'azione del governo Draghi. Ha un, un, un forte ma... significato, certo. Ma... Eh, tanto che qualcuno, noi l'abbiamo detto l'altro giorno, parla di un partito per Draghi nascente, di una piattaforma moderata, liberale, usiamo tutti i termini, che vogliamo riformista, centrista che andrebbe a sostenere Draghi. Certo, ma diciamo, quando diciamo che il centrodestra, come ha detto anche il professor Guerri, ha sbagliato i candidati profondamente, è vero, però è il sintomo di qualche cosa di diverso perché ha sbagliato i candidati? Perché? Non perché improvvisamente sono, sono diventati tutti insipienti i leader politici del centrodestra, li hanno sbagliati perché c'è stata un'elisione di altri candidati migliori, i veti tutto, incrociati. C'è stata anche quello sarebbe un altro discorso: il fatto che tanti non vogliono fare i sindaci perché Vabbè, è certo. giudiziariamente rischioso, eccetera, non ci sono i soldi. Eccetera. Però è un'altra partita. Comunque per i veti incrociati e per una serie di altre partite che erano coincidenti, cioè Salvini e la Meloni non si sono incontrati per settimane perché c'è stato il problema del Copasir, il problema della RAI, cioè partite politiche, una competizione tra Meloni e Salvini e una minore sì. presenza di Berlusconi che è sempre stato un federatore. Quindi sì, cioè quello che sta succedendo sono problemi vecchi che l'era Draghi ha accelerato, sono nodi che stanno venendo al pettine e che vedono da un lato un certo tipo di centrodestra, lo semplifichiamo come sovranista, che però ad, avrebbe dei problemi a governare. Quindi vuole uscire da questo schema. Vedi la Meloni che per la prima volta ha detto non c'è posto per noi, eh, tra di noi per, certo. per i fascisti. Cioè questo è stato un salto comunque. E dall'altro lato c'è una parte, sicuramente una parte non tutta, di Forza Italia e, e anche della Lega che vede un nuovo tipo di schema. Eh, questo e questo lo vedremo, questo no? lo vedremo certo. a febbraio. Questo lo vedremo, lo vedremo cioè con l'elezione del sì. nuovo capo dello quelli Stato. E Quelli saranno tu. i veri posizionamenti. Eh, voglio chiedere una cosa per andare in pubblicità a Marco Rizzo. E però se nelle due grandi partite prossime, Roma e Torino, sono partite ancora aperte, quella di Roma... Più forse di quella di Torino. Dovesse affermarsi il centrodestra, allora sarebbe un'altra. leggeremmo diversamente l'epilogo di queste amministrative o no? Beh, certamente sì. Io, francamente, non credo che avverrà questo, perché eh, c'è in atto una normalizzazione di quel poco che la politica conta. Cioè, se voi vedete, Federica è bravissima, ha, ha usato un termine. C'è una destra sovranista che sta, come dire, sta subendo, sta no? soffrendo sta in questa soffrendo fase. In sì. questa fase. E potete ben capire che io non centro niente con una destra sovranista, ma non posso non leggere che eh, nell'operazione che c'è in atto, da, almeno da due anni, di normalizzazione ulteriore del sistema politico a favore del meccanismo della finanza, del buon governo che la politica deve deve stare fuori, cioè, tra un po'... e infatti lo vedete, la gente non va neanche più a votare, no? questo dato va detto, noi abbiamo avuto queste elezioni... Qualcuno votato... dice perché voto, e il mio voto poi alla fine, qualcuno e, ha interpretato così l'astensionismo. E poi però il passaggio successivo è farti dire, tanto questo, questo governa bene, anche senza questi partiti, senza queste robe, sono tutte cose inutili, mm. e quindi ad esempio, io lo, lo faccio, se io fossi giornalista, io sono giornalista, direi, sì. è strano che, un signore che si chiama Salvini, che ha fatto la sua fortuna sull'immigrazione, sulla lotta all'immigrazione, sulla droga, su queste robe qua contro la droga, sì. no? una settimana prima delle elezioni abbia quello che gli sta di fianco, che viene travolto da un treno di questo genere. Non dico che non ci siano le cose, però viene fatto nella settimana prima delle elezioni. La, la Meloni non è che non ci sono i fasci. Noi li chiamavamo così dentro sì. le fila della Meloni, no? Però lo si scopre la settimana prima delle elezioni. Sono tutti messaggi, come dire: signori, voi della politica dovete stare lì e fare mm. poco, poco, poco. La normalizzazione va avanti. E guardate, eh, lo dico da un punto di vista filosofico, ormai ho 60 anni, posso anche permetterlo. Eh. Eh, L'elemento del controllo, della democrazia, del rapporto tra dittatura e democrazia può essersi in vari modi. Nel secolo scorso era il secolo dell'acciaio e quindi era il secolo no, dove, eh, del sangue, del ferro e de dell'acciaio. Questo è il secolo di un controllo molto più sottile. Molto più legato alla comunicazione, cioè. sofisticato, è un controllo culturale, mediatico, della costruzione dell'opinione pubblica. Mm. Eh, una volta ti sparavano, adesso ti fanno un'inchiesta, adesso ti fanno un articolo di giornale, insomma eh, c'è eh, eh, un meccanismo. Io vorrei portare, so che è un, è un discorso elitario perché non interessa a nessuno questo, però guardate, stiamo entrando dentro un modello di sistema di questo genere e tutto quello che accade non è che accade per caso. Accade. Allora, andiamo subito in pubblicità, poi ve lo sentire su questo sia Borghi sia Giordano Bruno Guerri e vi do eh, appena arrivati i dati sulla situazione del Covid in Italia. Diciamolo subito, più che confortanti. A tra poco. Oh. Allora beh, riparto da Borghi su quest'ultima parte, le riflessioni che faceva Marco Rizzo. Eh, Borghi? Ma io credo che la lettura dovrebbe essere un po' più ampia e meno ideologica. Nel senso che Draghi non è il frutto di una sorta di complotto pluto-giudaico-massonico 4.0 che tende a voler fagocitare i diritti e le libertà ma è eh, il figlio di un tanto di un fallimento delle forze politiche che si sono assunte delle responsabilità di governo nel corso di questa legislatura che è oggettivamente la legislatura più complessa dell'intera storia repubblicana. Ma se allarghiamo un po' lo spettro, il tema vero è la crisi della politica almeno dall'inizio degli anni 90 in poi, perché se questo Paese mediamente ogni dieci anni Vede un infarto del sistema politico parlamentare ed è costretto a prendere il medico di turno, Ciampi e Dini prima, Monti poi, Draghi oggi, è perché evidentemente abbiamo una difficoltà di fare i conti con la modernità e con la traduzione in termini di contemporaneità del sistema dei partiti e del sistema delle istituzioni. È per questo che io credo che non vada sprecato questo ultimo anno e mezzo di legislatura quantomeno per fare un minimo lavoro di riadeguamento del sistema attraverso un allineamento fra la riduzione del numero dei parlamentari e una legge elettorale che garantisca una rappresentanza e un equilibrio e questo tema io credo deve essere posto all'insegna della capacità delle istituzioni di evitare quello che è accaduto nel 2018 e cioè di presentarsi di fronte all'opinione pubblica in un modo e poi di smontare un secondo dopo le coalizioni che si erano presentate nelle urne per poi dare vita ad una serie di accordi di palazzo che non reggono alla capacità invece di una sfida di governo. E quindi questo tema di una riforma in senso proporzionale, che con un premio alla coalizione oppure con una eh, soglia che comunque garantisca, come accade oggi in Germania, che le culture politiche attraverso il confronto diano vita a un'esperienza di eh, governo mettendo al centro le cose da fare e non gli slogan, eh, crediamo sia... Un'esperienza da dover mettere in campo eh, in questo scorcio finale di legislatura. Voglio sentire Polo Guerri a cui chiedo anche una riflessione. su prima abbiamo parlato del centrodestra, sul centro-sinistra che c'è e che verrà, perché poi anche i rapporti di forza tra il PD e i 5 Stelle sono molto cambiati. Prima sentivamo eh, Conte che dice: Noi non saremo una gamba del futuro ulivo, ammesso che sia questa l'idea del famoso campo largo che ha letta e che ha. Eh, hanno i dirigenti del Partito Democratico eh? Eh, eh, Bruno Guerri. Sì, ma quanto al problema politico, è vero che una componente fondamentale della politica è il dibattito fra i partiti e all'interno dei partiti, ma il fine ultimo della politica è il buon governo. Mm. E a me sembra che questo sia un buon governo senza. Um, non vorrei essere coinvolto nel giudizio di Marco Rizzi sull'entusiasmo totale per Draghi, ma indubbiamente è un governo che opera, che fa eh, in, in direzioni generalmente buone. La crisi viene dalle ultime elezioni politiche, quando gli italiani hanno dato la maggioranza. Eh, ha un partito che non è un partito, che non ha una classe dirigente, che ha creato problemi continuamente, senza una linea precisa, senza un Stiamo orientamento... Stiamo parlando del Movimento 5 Stelle, mi pare di aver capito. Stiamo parlando mm. dei 5 Stelle, naturalmente. Mm. Quindi il salvatore della patria, prima Ciampi, poi adesso Draghi, è un prodotto di... Eh, Quotazioni di cui siamo responsabili come popolo italiano, per cui eh, questo è. Non, non c'è soluzione a Draghi, rimane. Rimane solo da aspettare di vedere, come dicevamo, cosa accadrà in febbraio con l'elezione del sì. Presidente della Repubblica. Eh, cosa accadrà Io perché... personalmente eh. mi auguro che Draghi rinunci a dire Rinunci, cioè resti a Palazzo, Palazzo Chigi. Presidente del Consiglio fino al 23, fino alle prossime elezioni, sperando che siano elezioni più sagge e più Eh, meditate, Questo c'è un grandissimo... Non sappiamo 5 che succederà... Le stelle finiranno di essere un problema se non, e mi, e mi riaggancio alla seconda parte della tua domanda, saranno un problema per il centro-sinistra perché quella è la direzione che hanno preso le 5 stelle e quindi saranno una mina vagante nel campo del centro-sinistra. Eh. Un pericolo vero Uh, non solo per il paese, ma per quello schieramento politico. Io ricordo che fino a qualche tempo fa era lo stesso Partito Democratico a indicare Conte come la risorsa della sinistra. No? Adesso tanto per non avere memoria corta. Peraltro nel Movimento 5 Stelle c'è già chi parla di un evidente dualismo tra Conte, che insomma è il nuovo leader è la sindaca, l'ex sindaca Virginia Raggi, che sta nel comitato di garanzia e che ha una linea, almeno da quello che si capisce, insomma un po' diversa, una linea politica da quello che immagina Conte. Non lo so, eh? Perché bisogna considerare anche questo, Federica. Adesso diciamo che a ballottaggi aperti... E... Conte è molto cauto, giustamente, perché Torino e Roma, guarda caso, sono le due città dove, due, non sì. si è, dove diciamo, il centrosinistra non ha vinto al primo turno, quindi comunque eh, c'è eh, da capire lo stato dell'alleanza e lo si vedrà alla fine dei ballottaggi. Dopodiché eh, rispetto a, a Conte punto di riferimento dei progressisti c'è stato un cambio comunque del quadro, queste elezioni hanno comunque premiato sia pure in modo parziale la leadership di Enrico Letta che si è rafforzato e quindi pongono i rapporti di forza in modo diverso, certo dal punto di riferimento a Arbusto è forte eh. però è chiaro che il quadro va in una direzione diversa da prima. Dopodiché. Quando Letta parla di un nuovo Olivo è abbastanza ardito perché l'Olivo nacque in un periodo storico particolare, con una certa legge elettorale, con Romano Prodi che aveva delle capacità di federatore fortissime. Sicuramente Letta tra i leader in campo adesso, e non conto Berlusconi per l'età, è quello che ne ha di più. Però insomma, eh, parlare oggi no, di 5 Stelle e, sì, e sì. di Conte e, e Calenda mi ricorda Bertinotti e Mastella e fu quello no. che poi perse. No, perse il governo di Prodi quindi è complicato io, io vedo più un PD magari forte e eh, i 5 Stelle in quella direzione sì. e un centro che invece dovrà organizzarsi è forse in un altro modo. De 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 sì, insomma, a, un centro che si deve gali, appunto strutturare, con tanti nello stesso pollaio ma che dovrà organizzarsi eh, in qualche eh, allora, modo. E allora scusate perché vi avevo detto i, i dati sul Covid, allora eh, il cosiddetto indice RT è stabile allo 0,83 che è lo stesso identico dato della scorsa settimana, eh, invece continua, è un dato questo molto positivo, il calo dell'incidenza, 36 casi settimanali e settimanali ogni 100.000 abitanti. Erano 37 la scorsa settimana. C'è ancora una lieve riduzione che riguarda l'occupazione nei reparti Covid e in terapia intensiva e poi l'Istituto Superiore di Sanità, questa è un po' una litania che si ripete da settimane, ricorda che con la variante Delta serve una copertura vaccinale maggiore, più elevata. Sappiamo che è cominciata lentamente la cosiddetta terza dose per alcune categorie poi vedremo se sarà estesa all'intera popolazione e però rimangono anche milioni di italiani che ancora non hanno neanche non si sono sottoposti alla prima dose per diversi motivi questo per ricordare il quadro complessivo eh, è quasi pronto sotto corona non so se sì, vedevo, stelle, vedevo no. Marco Rizzo che voleva dire, però deve essere lampo la cosa pazzesca è che noi stiamo parlando di un partito che ha una maggioranza parlamentare ancora ad oggi sì. incredibile. Cioè, i deputati e i senatori di 5 Stelle sono 300, più di 300, tolti quelli che se ne sono andati. O e dovrebbero sono stati mandati via. Insomma. E dovrebbero avere una forza incredibile nella gestione della politica, nella gestione della presidenza della Repubblica futura. Non valgono nulla. E quindi Giordano Bruno Guerri ha detto una cosa giustissima prima: un partito che ha preso le esigenze anche giuste di milioni di italiani racconto, e che non avendo. Sì. Una classe dirigente rispetto alla politica. La politica è una cosa seria: la finanza e l'economia hanno ucciso la politica già dall'inizio degli anni 90, l'hanno ridotta di molto. Ma la politica è una cosa seria e non avere leadership. Eh, uno come Conte va bene, per, va bene a fare il deputato del PD come il leader col centrodestra, il leader col centro-sinistra, il leader con Ciampolillo. Non è una politica quello. È Francia-Spagna, purché se mai. <ride> Beh, per, per abbiamo il il sistemato Quirinale, Conte adesso per il Quirinale però i voti grillini conteranno, conteranno i grillini conteranno eh, approfitto perché adesso speriamo anche di poter avere un giorno eh, il presidente Conte qui da noi eh, anzi visto che ho detto questo spero che anche i parlamentari della Lega tornino quanto prima alla sette perché è importante eh, sentire la, le, la loro voce e le loro opinioni eh, Paolo buongiorno buongiorno che succede? Aspettavo il tuo commento. No, no, io non commento, <ride> spero richiesta. che, visto che ci avviciniamo al weekend, insomma, tu sì. possa essere un po' più... No, allora, darci qualche notizia insomma, un diciamo po' più confortante. Che, diciamo che nei prossimi giorni c'è un miglioramento. Ah, e vedi, meno male. Però il miglioramento è relativo, cioè dove si arriva a tempo stabile ovunque, no. Le temperature si mantengono e saranno mh, piuttosto basse, quindi c'è anche questo di cui bisogna tenere conto, vediamo il tempo, eh, al sud si, si intravede una specie di forma circolare, vedete, quello è proprio il centro della bassa pressione, cioè l'anima di tutto questo maltempo, e infatti fra Calabria e Puglia ci sono temporali, poi ci sono nuvole anche al centro, al nord, però qui gli effetti sono minori, vediamo per la giornata di oggi dove sono attesi i fenomeni più intensi, un po' dove già ci sono, vedete il sud peninsulare, la, la Calabria, la Puglia, anche il Molise, anche l'Abruzzo e un pochino si sfonda anche nelle, nelle Marche e poi queste piogge tendenzialmente moderate che risalgono sull'Appennino eh, centro-settentrionale, molte zone, vedete il Tirreno, il Medio-Tirreno, il nord con un tempo un po' incerto, qualche nuvola c'è, ma insomma lì fenomeni intensi non ce li aspettiamo. Vediamo la giornata di sabato, ancora al sud peninsulare. Poi c'è questa zona che sfiora le isole maggiori, ma non dovrebbe portare eh, fenomeni. Ma al sud ancora questi fenomeni sono isolati, sono meno di oggi, ma ci sono ancora, ancora qualche pioggia, vedete che raggiunge le Marche, l'Umbria e quindi diciamo al nord e al centro c'è solo qualche incertezza ma al sud ancora i fenomeni ci sono domenica troviamo ancora questi fenomeni si restringono, si allontanano, vedete, verso est ma ancora fra Calabria e Puglia soprattutto qualche, qualche forte instabilità c'è sulle altre zone migliora e probabilmente lunedì tutto sarà, eh, tutto sarà risolto non è ancora risolto, scusate l'aggancio che è venuto così, non è ancora risolto invece il problema di cui ci parla l'AIRC che quest'anno mira eh, la, sua, la sua ricerca, diciamo, il focus della campagna di quest'anno è eh, sul, sul tumore al seno. Vedete, ci manca tanto così, questo è il simbolo di questo. Eh, di questo nastrino rosa a cui manca una parte che non è ancora rosa. Sono stati fatti eh, progressi, ma sapete che in questi casi è la ricerca eh, l'unica via che ci porta, speriamo, verso, verso l'uscita. Cosa possiamo fare? Possiamo fare un sms solidale al 45521 con le solite modalità, 2 euro da, da cellulare, se chiamate da casa, dal fisso potete anche dare qualcosa in più, o comunque andate su irc.it e lì trovate tutti i modi in cui si può dare una mano. La ricerca, ripeto, è l'unica via d'uscita. Grazie. Grazie, grazie Paolo Sottocorona. Allora, torniamo tra pochissimo, peraltro vogliamo mostrarvi... Un servizio perché si dice che i vaccini siano il grande business di Big Pharma, delle case farmaceutiche. Eh, c'è un però che i vaccini al momento, visto che non c'è ancora una cura, eh, non sono arrivate le cure definitive per sconfiggere il Covid. I vaccini restano l'unica arma che abbiamo e, come sapete, hanno abbassato moltissimo sia la mortalità sia il rischio appunto di finire eh, in ospedale. E peraltro. Tutto questo fa anche molto bene alle casse del nostro servizio sanitario nazionale ve lo facciamo vedere dopo la pubblicità. Rifiutare il vaccino ha un costo, prima di tutto, per la salute, ma anche un costo economico. A occuparsi di questo aspetto della pandemia è uno studio commissionato dal quotidiano Sole 24 ore all'alta scuola di economia dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica di Roma. Utilizzando un indicatore semplice, quello dell'incidenza, un'incidenza per 100.000 abitanti che è diversa evidentemente tra... La popolazione vaccinata e la non vaccinata. A quel punto siamo andati ad analizzare eh, le implicazioni di tutto questo in termini di numero di, eh, di ricoverati eh, in terapia intensiva e anche eh, nei reparti di medicina interna, quindi quelli non, eh, non intensivi, sia per le persone eh, vaccinate. Quelle eh, solo parzialmente vaccinate e le non vaccinate. Considerando un solo mese, il periodo dal 13 agosto al 12 settembre di quest'anno, il rapporto calcola che i pazienti non vaccinati ricoverati per Covid sono costati al Sistema Sanitario Nazionale 70 milioni di euro. Una cifra che tiene conto delle spese di ospedalizzazione. Il costo per una persona non vaccinata ricoverata in reparto è di 709,72 euro euro al giorno. In terapia intensiva il costo sale a 1680,59 euro al giorno. Lo studio valuta anche l'andamento dell'infezione mettendo in luce la differenza tra chi ha optato per il vaccino e chi non lo ha fatto. Fondamentalmente sono due pandemie perché le incidenze sono totalmente diverse. Parliamo di un'incidenza di circa 29 persone ogni 100.000 abitanti eh, tra eh, i vaccinati per arrivare a oltre 150 eh, ogni 100.000 abitanti eh, per invece coloro che non sono vaccinati eh, effettivamente è come se ci fossero due virus eh, uno molto più infettivo e l'altro meno che chiaramente hanno la stessa fondamentalmente letalità eh, ma che eh, producono un numero di malati eh, totalmente diverso Altro dato interessante riguarda i ricoveri che si potevano evitare. Di fatto, l'87% delle persone eh, non vaccinate che sono finite in ospedale non sarebbero finite in ospedale se fossero state vaccinate. Addirittura il 92% di queste persone non sarebbero finite in terapia intensiva in presenza di una piena vaccinazione. Ecco, ognuno poi la può pensare come vuole, questi sono dati, eh, e insomma allora voleva dire Marco Rizzo che stava seguendo con grande interesse questo eseggio. Sì, servizio. seguivo questo, allora intanto lo dico adesso passo per Novax cosa che non sono, ma si possono criminalizzare i comportamenti. Cioè, eh, se tu sei ciccione. Eh, costi di più perché certo. mangi e quindi c'hai le malattie Iniziamo cardiologiche. Esempio, io che fumo, io e te che fumiamo, sì. no? tu adesso fumi diversamente. Eh, costiamo di più, eh, dobbiamo essere criminalizzati. cioè In alcuni eh, paesi si penalizzano eh, esatto, i comportamenti. Eh, ma, eh. Allora, però, mentre si dicono queste cose, si dimentica, ad esempio, che le liste d'attesa per le malattie cardiologiche, oncologiche. COVID eh, ha sospeso tutto, ha congelato tutto. Certo. Quanto costa quella roba lì? Perché Confindustria? Perché proprio il Sole 24 è Confindustria eh? che fa questa inchiesta. No, no, col... questa però è no, di Altemis col... che però, è l'alta scuola spi della spingono, no, da quella parte lì. Quanto spendiamo ogni giorno? Ho sentito, 70 milioni? Quanto spendiamo per i nostri soldati mandati a fare guerre inutili come in Afghanistan dove abbiamo speso 9 miliardi di euro in 20 anni? C'erano i talebani, tornano i talebani. Di quei soldi lì non parla nessuno. È questo che mi fa diventare rabbioso io sono per la scienza, sono, ho fatto i vaccini tutto. però perché dobbiamo criminalizzare questa gente? Si possono spiegare le cose, ma non criminalizzare eh, ripeto, è un modello di sistema invasivo eh, che nel secolo scorso avrebbe usato, diciamo così, catene diverse sì. e oggi usa dei meccanismi mm. diversi di Bor controllo eh, e dominio Borghi, eh, insomma qui torna una, una vecchia questione di questi Due anni, no? eh, voi siete stati fieramente diciamo, e eh, manifestatamente eh, pro Green Pass, eh, pro vaccini, eh, però insomma, sentiva anche Marco Rizzo, no? eh, dice attenzione eh, perché certo ci sono le evidenze scientifiche, abbiamo detto eccetera, però poi attenzione a non comprimere le libertà. Ma tutti quelli che ci hanno fatto la morale e le elezioni in questi anni non ci hanno ancora dato una lettura alternativa di come avrebbero risolto il problema della pandemia. In Italia non è stata conculcata nessuna libertà, si è rispettata pienamente la Costituzione e si è affrontato con gli strumenti della democ la democrazia prevede la più grande pandemia che questo Paese ha mai vissuto nell'era contemporanea. Tutto il resto è discussione da salotto. Salute pubblica, che sanità pubblica. La certo, sanità assolutamente... pubblica che voi sì, avete certo, distrutto sono... in questi vent'anni avrebbe fatto in modo pubblica. che molti morti non ci sarebbero stati perché se avessimo avuto una medicina di la prossimità, una medicina di base, una... proprio di voi parlate di sanità che avete distrutto e cancellato gli ospedali. Dal 1980 a oggi, mezzo facciamo concludere Borghi. Un attimo, 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 attimo prego. Vergognatevi. No, noi non ci vergogniamo di aver fatto la nostra parte e ah, aver contribuito fatto. a salvare questo paese, mentre altri paesi come quelli che tu guardavi come modello di riferimento sono assolutamente incapaci di affrontare questo tema. Fatti un giro in Russia e poi ne riparliamo su qual è il modello che ha funzionato non fa il vaccino, tra i Cuba vaccini lo fa. italiani e i vaccini che voi ci venivate a spiegare come la soluzione di tutti i problemi e che non vengono neanche messi in campo nei paesi di riferimento che, detto ciò siamo inginocchiati noi stiamo risolvendo i problemi degli italiani mentre voi giocate siete la rivoluzione nei salotti televisivi poteri. voi fate la rivoluzione nei salotti siete televisivi eh, Borghi, no, diceva, noi abbiamo detto i problemi ciò, degli italiani eh, Borghi, detto, scusi, ciò, eh. detto ciò non ci sono in tutti quelli che ci fanno la morale delle alternative. Che qual è l'alternativa al vaccino? Non c'è, qual è l'alternativa al Green Pass? Stare in casa, bloccare di nuovo tutto quanto, tornare al lockdown. Questa è la realtà pragmatica. Ma sei andato paese. in una Questo metropolitana? No, posso, posso? Me, scusate, me. Eh. se no, tanto non ne usciamo da questa controposizione eh, 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 Voglio eh, farvi vedere una cosa: sentiamo, sono 50 secondi, io glielo detto all'inizio. Ieri giornata molto importante per il futuro della scuola e dell'università. In questo paese. Sentiamo Draghi, credo. Questo straordinario evento del professor Giorgio Parisi, che viene insignito del Nobel, ci ha fatto anche pensare a quelle che sono. Come dire, le nostre potenzialità. So, il professor Parisi ha ragione. Eh? La, la, il finanziamento della ricerca, di quella di base in particolare, è stato inferiore di gran lunga a quello di altri paesi intorno a noi. Quindi l'orientamento, la, la, diciamo, la, la determinazione del governo è quello di colmare questo divario, eh, per quanto possibile, insomma. Quindi aumenteranno i fondi di finanziamento per la ricerca di base e anche per quella applicata. Noi siamo pronti per fare. Entro novembre 2021 bandi per 5 miliardi, che crediamo siano un punto fondamentale proprio per sostenere questa ripartenza alla grande del Paese. Allora Giordano Bruno Guerri, Draghi ha detto no, al termine di questa cabina di regia, insomma qui stavano illustrando le iniziative per scuola e università, ha detto l'istruzione e la ricerca sono temi determinanti. Eh, leggo testualmente, disegniamo l'Italia di domani di quelli che oggi sono giovani e poi questo straordinario evento del Nobel appunto a Parigi fa pensare che le nostre perché abbiamo insomma grandi potenzialità nel campo, nel campo della ricerca e della eh, scienza. Ma perché questo tema poi passa in secondo, terzo, quarto piano e parliamo di tutt'altro? Questo è uno dei guasti del paese perché. Il problema della scuola è il problema vero, è il problema fondamentale. Noi curiamo troppo poco la nostra scuola con riforme spesso inadeguate, con insegnanti mal pagati, con concorsi che non funzionano e insomma se non risolviamo il problema della scuola non risolviamo il problema del futuro. E... Il problema del futuro è anche legato alla ricerca. Eh, la ricerca è alla base dello sviluppo e quindi è, è, è straordinariamente importante. Io rimprovero il governo Draghi nel momento in cui lo si loda per aver investito nella scuola e nella ricerca di aver investito troppo poco, sì. perché bisogna decisamente fare di più. Sì, eh, eh, Papa, cambio argomento prima di chiudere, torno da Federica Fantozzi, è in corso in questo momento in Campidoglio l'incontro tra la sindaca uscente Raggi e il candidato del centrodestra Enrico Michetti che dice è un incontro di carattere eh, istituzionale. Un atto di cortesia nei confronti del sindaco uscente per capire su cosa stava lavorando ed i fascicoli più scottanti. È come se si sentisse Ma... già in tasca la vittoria. Michetti dice: Vado a vedere un po'. No. Che, eh, no. Diciamo che sotto il carattere istituzionale c'è sicuramente la caccia ai voti degli esclusi dal ballottaggio, quindi sia raggi che calenda. Un calenda gli incontri istituzionali non si possono fare, quindi si fanno con raggi. Lei lo farà anche con Gualtieri in ordine di arrivo al, sì. al secondo turno e vediamo che cosa ne è, se ne esce vediamo quanto poi gli elettori quanto peserà diciamo eh, il fatto che Calenda abbia detto seppur a titolo personale io voterò Gualtieri no peserà ma ripeto, questi sono elettorati, sia quello della Raggi che di Calenda, che seguono le indicazioni fino a un certo punto. Quindi... Ah, poi l'elettore ovviamente nel, nell'urna è libero di fare no, qualsiasi più, scelta. No, però più di quelli che magari rispondono altri... a dei partiti, o comunque insomma, seguono dei partiti che sono più strutturati eh. o più uniti, perché 5 Stelle comunque noi siamo qui eh, racconteremo giorno per giorno anche questa fase di avvicinamento al ballottaggio e vedremo insomma cosa succederà eh, soprattutto eh, a Roma e Torino allora Mirta, cara Mirta, buongiorno buongiorno, allora noi ripartiamo dall'inchiesta di Fanpage che ieri sera anche qui sulla 7 è stata molto commentata e che in effetti a questo giro lo ambisce anche la Lega proveremo certo. a capire insomma eh, quanto c'è il desiderio di fare i conti con il passato in una certa destra con noi Marcello Sorgi Pietro Senaldi Andrea Marcucci Francesco Borgonovo arriva Clemente Mastella ha un soffio dal primo turno mi deve fare il ballottaggio saremo in Campidoglio per l'incontro alla Gimichetti ci sarà un punto stampa parleremo con tutti e due e ancora Massimo Ferrero che viene a festeggiare perché il cinema al 100 ma gli l'istadia ancora al 75% di capienza Antonio Caprara Cassandra Stampa Fabrizio Pregliasco Claudio Giorlandino che qui l'altra volta volta Venne e disse delle cose che fecero il giro, diciamo, del mondo e dei social. Ancora D'Amato, l'assessore alla salute perché oggi a reti cominciamo con le due dosi in contemporanea: vaccino anti-influenzale e vaccino anti-covid. E ancora Ammazza. i collegamenti da, dal paese reale. E Carlo Cottarelli per parlare di tante cose. Ma queste tasse veramente non saliranno? Staremmo a vedere. Bel punto interrogativo con cui abbiamo cominciato, diciamo. Eh, allora, grazie a Federica Fattozzi, grazie a Marco Rizzo, grazie all'onorevole Enrico Borghi. Saluto il professor Giordano Bruno Guerri. Noi eh, ci vediamo eh, domani, stessa ora, stesso luogo per così dire. Domani parliamo di referendum, altro tema che anche per le amministrative è passato nel dimenticatoio ma ci, sono, ci saranno in primavera referendum molto importanti che ulteriormente divideranno anche il campo della eh, politica vi lascio eh, alla rechetera domani